no, è un enorme piacere, sono molto contento. Prima di tutto per la vittoria, finalmente siamo arrivati. Tra l'altro abbiamo preso anche il Siena in classifica, quindi è una giornata molto, molto bella e importante, soprattutto per me perché poi ho fatto la prima doppietta con l'Atalanta. Anche perché poi si fa parte del zoccolo duro che è una situazione che quest'anno si è prontamente riscattato. Sì, doppia soddisfazione, ripeto, l'ho detto anche sabato, per chi come me è retrocesso, questa è veramente una doppia soddisfazione, perché retrocedere e tornare su subito l'anno dopo, a parte che non è facile, ma è una soddisfazione doppia. Anche perché è vero che quello era l'obiettivo, ma poi non è stato così semplice raggiungerlo, soprattutto nella prima parte del campionato. Poi insomma l'Atalanta l'ha spiccato il volo da quell'ultima sconfitta casalinga, quell'1-1 in poi. Sì, abbiamo avuto delle difficoltà come possono averle tutte le squadre, soprattutto poi chi retrocede. Però poi da metà campionato, proprio sì, dopo Livorno, abbiamo cominciato a correre da squadra forte come quella che siamo e quindi poi abbiamo recuperato dei punti importanti e staccato le altre. Quindi ripeto, ad oggi siamo molto, molto contenti. Ora l'obiettivo è cercare di arrivare primi. Magari di raggiungere quale quota di gol a partire dalla prossima partita con l'Albino adesso. Beh, se me li danno io sarei molto contento, sono squalificato, quindi no, vediamo un po'. L'obiettivo è stato raggiunto, che era quello di superare magari gli 11 dell'anno scorso e quello di andare in Serie A. Poi se ne arriveranno altri li prendo volentieri, intanto, come ho detto, lunedì sono squalificato, intanto spero che la squadra possa continuare a vincere. Butto lì quota 15. Visto Magari. che siamo interessati, ragazzo molto simpatico, sono stato negli spogliatoi al termine della festa promozione, quindi vengo in giro Marilungo, dicevi, giocare con Marilungo insomma è come giocare da soli. Sì, con Guido ho avuto subito un ottimo rapporto, a parte che mi capita spesso con i compagni di reparto. E ho avuto subito un ottimo rapporto e ho detto sì che ero molto stanco perché giocare da solo in attacco è dura e c'era Guido vicino. Quindi mi diverto molto con lui e poi si vede che ha voglia di fare tanto, però è difficile, quando poi la gente si aspetta veramente tanto è sempre difficile per un ragazzo giovane, però ha delle qualità importantissime. Spero che il prossimo anno le possa tirare fuori anche in queste ultime partite. Questa promozione, il tatuaggio è in arrivo? Hai pensato a qualcosa di particolare? Qualcosa in mente ho, sto ancora lavorando ai fianchi la moglie, perché non è sempre facile, anche, devo trovare anche un punto dove farlo e quindi qualcosa in mente, cioè, vediamo un po'. Tatuaggio per te, non a lei. No, no, per me. La domanda soprattutto è, ho letto in questi giorni su internet, quindi se è vero la società, al di là del tuo contratto, ha detto che tutti i rapporti ancora su tutti i rivocchi, vi siete parlati, c'è stato un incontro, qualche segnale importante verso di te? Sì, qualche segnale c'è stato, forte non lo so, però ci sono state delle parole, quelle che ho detto, che la società mi ha confermato che anche il prossimo anno punta su di me, quindi io sono più che contento, poi sai, non si sa mai cosa può succedere. Per quanto mi riguarda non ho dubbi, io voglio rimanere qua all'Atalanta, voglio rigiocarmi la Serie A e continuare a dare tanto a questa società e a questa maglia, poi vedremo. Ripeto, l'obiettivo, penso e spero di tutte e due, è quello di continuare a stare insieme. Dici, non si sa mai quello che potrebbe succedere. Ma questo perché il calcio è sempre abbastanza strano, no? O particolare, se è più carino dirlo. Poi ci sono magari delle situazioni che cambiano e possono cambiare anche i scenari di un giocatore, però ripeto, in questo momento sono molto molto tranquillo e voglio rimanere all'Atalanta. L'ultima battuta da parte mia riguarda la tua carriera. Non so quante altre volte ti sei fermato in una squadra per più di 2 anni. Un po' gira il mondo. Allora è vero che Chiribocchi cerca di mettere radici a Bergamo. Assolutamente sì, io lo spero. Ho trovato l'ambiente ideale, la società e la tifoseria ideale, sto bene. Ho commesso probabilmente un errore l'altra estate a dire certe cose, ho pagato sulla mia pelle e ora sono convinto di quello che dico. Non ho fatto mai più di 2 anni e mezzo in una società, sia al Chievo che a Lecce, quindi spero come minimo di superare quella cifra lì e poi di allungare ancora. L'Atalanta di oggi, secondo te in Serie A, vedendo anche chi si è salvato in Serie A e chi invece è sceso, di cosa ha bisogno per centrare la salvezza che secondo tutti è l'obiettivo minimo dell'anno prossimo? Sicuramente non degli attaccanti, poi no, secondo me una squadra come la nostra in Serie A, guardando la Serie A di quest'anno, ma anche degli anni passati, ci può stare benissimo. Poi va a annate, tante volte
arrivi in Champions come la Sampdoria e poi rischi di salvarti l'ultima giornata. Però vanno anche episodi. Secondo me una squadra come la nostra è attrezzata anche per la Serie A. Poi non si sa mai come parte un campionato. Una squadra che si salva deve partire bene. Se parte bene riesce poi a sistemare durante l'anno la stagione. Che lo vedi da vicino tutti i giorni, secondo te Cristiano gioca ancora un anno o dice basta? Secondo me Cristiano gioca ancora un anno. Secondo me sì, ancora la voglia e la passione di giocare ancora una stagione. Poi magari vengo smentito, però secondo me gioca ancora una stagione. Ok, quei numeri ci avevi preso. Qu quanti, quanti, Infatti. eh, quanti punti servono secondo te per vincere, per vincerlo Avevo adesso? detto 78, giusto? Siamo a 74. Forse qualcuno in più. Dipende molto da questo weekend qua. Però continuo a dire anche 78. Vedendo un po' di giocatori sia in Serie A che in Serie B, un consiglio per gli acquisti per l'Atalanta è un giocatore dell'Atalanta adesso che non vorresti assolutamente perdere, che magari è stato vittima di voci di mercato, vittima tra virgolette. Ma visto che andiamo sul discorso di voci di mercato, io non vorrei perdere assolutamente Barreto, dico la verità, perché per me è un giocatore fortissimo e molto molto importante per la squadra. Per quanto riguarda i consigli per l'acquisto, io adesso ancora faccio il calciatore, quando smetterò magari piacerebbe fare quel lavoro lì, però ancora gioco.